un festival di cinema indipendente milanese, ma che ha anche una partnership con Washington e comunque con gli Stati Uniti. E abbiamo preso 5 candidature: miglior sceneggiatura, miglior fotografia, miglior film in lingua italiana, miglior film in generale e miglior attore protagonista. E alla fine l'ho spuntata soltanto io ed è stato molto molto bello. Brevemente. Allora, intanto ha il mio stesso nome, si chiama Guglielmo e ha un fratello molto diverso da lui. Diciamo che è questo poi che caratterizza la loro famiglia, il fatto che un po' da tutte le parti ci sia una differenza, sia di colore di capelli, diciamo, ma personale. Il mio personaggio è uno che rifiuta completamente qualunque genere di responsabilità. Dai appresso una bara, cazzo! E che noi abbiamo lavorato tanto sul rapporto con i genitori. E allora, nel film hai esibito il tuo notevole fisico palestrato. No, era un periodo che facevo molta attività sportiva. Cioè, in realtà io in generale faccio molta attività sportiva, però quel periodo là ero... E poi, insomma, l'occasione, il film, sai, certo. Questo un po'... Senti, ho notato che non c'hai tatuaggi, come mai? Zero. Come mai? Ma io sono contro tutte le cose che durano troppo a lungo. Allora, siete partiti con una bara. Cioè, non stavamo girando un film, in realtà... Per lo più si è pensato che fosse un signore anziano che andava a comprare una bara in Sicilia perché costava meno. Ah, questa era la... questa era la versione comune. In generale tanta gente si fermava per fare una fotografia, a volte, insomma, poi vedi segni della croce in continuazione e altri gesti meno eleganti, perché quando passa la cassa da morto fa sempre un po' un certo effetto. E sul traghetto mi ricordo che si creò proprio, nella scena del traghetto si creò proprio, noi l'abbiamo fatto 4 volte avanti e indietro, e la gente veniva lì a curiosare, a volte impedendoci anche di girare, perché venivano a chiedere che cosa stesse succedendo. Un film low cost, a basso budget. Bassissimo budget. Quanto è costato? Guarda, non mi avventuro in cifre che non conosco, ma attorno ai 40.000 euro. Come sono stati spesi? Per lo più in cestini. Questa è la cosa carina della storia, perché la troupe, per quanto piccola, comunque era una troupe consistente. E poi chiaramente un po' di trasporti, noi abbiamo fatto Roma, poi siamo andati a Reggio Calabria e poi siamo risaliti per la costiera amalfitana, quindi diciamo che tra trasporti, vitto, alloggio, un pochettino, è lì, diciamo, sui pagamenti degli attori nessuno è stato pagato, per cui in realtà non c'è nessuno del cast né tecnico né artistico è stato pagato, quindi.